ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nella seconda parte del video degli assaggi degli snack giapponesi con mio padre. Ieri è uscita la prima parte e se non l'avete vista vi invito ad andarla a vedere, perché credetemi, è uscito qualcosa di fottutamente epico. Rieditando questo video mi sono fottuto da ridere, non immaginate nemmeno quanto. Ma detto ciò, direi di non perderci in chiacchiere. Lasciate già da adesso un bel pollicione in su, mi raccomando, perché questo video li merita assolutamente. E detto ciò, vi lascio al video. Buona visione. Riversiamo l'acqua calda, mettiamo la scodella a uncinello e l'ho riempita, diciamo, ad altezza noodles. Però è vero, ci potevano mettere delle bacchette, Giuseppe, qualche cosa. Di nuovo lo dice Giuseppe. Che cosa? L'hai riempito all'altezza, ma vestito, non noodles. No! Sei vestito, papà, dai! L'acqua sta diventando un po' grigia, eh! Ma li hanno lavati prima! Ma tu, sinceramente, dobbiamo essere sicuri. Tutti figli di questi cinesi. Questi secondo me non vanno a sabotare un suono. No, comunque questi qua sono nudo. Cioè, siamo solo un po' di noi. Ci sei nudo, Giorgio. Che dici? Che sei nudo. Nudo vuol dire spaghetti. Pensando da dire, ma sta cucinando, vedete, è molto più morbido. Prima erano patatine, no? Comunque si andava messa l'acqua calda. Però sparagnano i gas questi cinesi. Sono intelligenti, perché? Perché uno se fai spaghetti vuol dire con l'acqua calda senza. Sì, sì, senza fuoco. Così, senza fare fuoco. Non vuol dire niente, te lo fai direttamente qua. Perché si chiamano noodles? Perché sono nudi? Perché spaghetti l'avevano già usato in Italia, capito? Allora, ragazzi, ci serve un nome. Noodles! Minchia, mi piace! Allora, questa qua è la loro lattuga. È sfumata da qua dentro questa lattuga. Cibo, non ne voglio più. Fidati, non è cibo. È tutto. A me che cipolla. Che cos'è, boh? Prima, salsa di sale. No, no, buona. Boh, boh, fidati che buona. Non ce l'ho io. Allora, un pochetto, questa qua non la lecco perché già sta minchiata, l'ho fatta prima. Mi pulisco. Vai, allora, prendi qua. Ma qui io! Vai, 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 vai. Fidati che è buono, sono noodles, eh. Ma poi tu non mi chiesti la minchiettata, aspetta un menù. No, prova, è buono! Minchia che sono là! Vai, che buono, fidati, vai, vai, vai. No, 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 leva, leva il dito. Ma no! No, gli devi dare il voto, perché noi facciamo le recensioni serie. Vai. Ma prima vorrei dire cos'è, ma ci dai il voto. No, vai, vai. Raga, fidatevi che è buono, eh. Sti cinesi sono tutte cornote. Com'è buono? Dai, esagerato, è buono, eh. Lo sta mangiando, gli piace, dai, sei esagerato però, eh. Cioè, ma uno quanto è ruggice mia? Cioè, uno spaghetto praticamente non finisce mai, Giuseppe. Minchia, tu tira, 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 pare che ti finisce da ricchi. Stasera la bocca esce dall'orecchio. Ragazzi, ho messo la salsa di soia, non so se si vede, guardate. Si vedono gli spaghetti belle marroni. A me mi piace. Ammetto che ha un sapore molto particolare, però mi piace. Non so se a tutti voi piace la salsa di soia, eh. Però sembra buono. Sembrano vermicelle. Ma perché li fanno in un modo molto particolare? Vai. Stai prendendo tempo. Non so se è un'impressione. Mi sento che camminano nello stomaco. Sì, ma non ti senti che ti granciolino? No, li ho masticati bene. Li ho masticati. Però sono commosso. Sono commosso perché sono verdi allora. No. I vermi sono commosi. Ehi, i vermi sono commosi. Mangia, dai. Dai, che buono! A me è piaciuto davvero! Minchia, un sacrificio del genere non l'ho fatto mai nella mia vita! Come? Davvero non ti piace? Se non fossero gommosi... Sono gommosi! E viscidi! Sì, vabbè, dai, esagerato! Cioè, non c'è bisogno nemmeno di masticarli, di quanto sono viscidi, scillicano praticamente dall'esofago e arrivano subito nell'intestino! Manco li digerisci! O zucchero! Oro! Non è zucchero! Non è zucchero! È prezzemolo! Allora vanno condito, ci va tutto! Ragazzi, ci va tutto! Salsa di soia, prezzemolo! Ragazzi, butta tutto! Salsa, prendi questo! No, questo qua, guardate qua, guarda! Tutti questi ingredienti ora fanno rifiscere tutti i vermi che ci sono di dentro! Mamma mia, come schilla! Non è maionese questa bianca! Non ci credo che spero. Ora buoni saranno, eh. C'è salsa di soia, dovrebbe essere maionese. Tu dici? Dovrebbe, dal sapore non lo era, però la loro maionese e il prezzemolo. Buon appetito. Scusate. A me piacciono. A me no. Tu non hai capito, a me piace. Può essere che magari lui prima di nascere si è fatto un giro in Cina e poi è ritornato qui in Italia.
No vabbè. No, ma il brodo. Vuoi provare? È buono, eh. No vabbè, bevi il brodo. Voglio morire giù, con tutti i miei sentimenti. Vai con... giù. Dai che è buono. Vabbè, non ti piace. Vedi che è buono. Ma assaggiare pure cose. Per me 8. 2 e mezzo. Giuseppe, prendi, c'è una cosa rosa, sembrano pannolini, prendi quello. No, questa cosa qua, questa sarà... Minchia, sembra un tumblr. Ma torni un po'. Ragazzi, non so se vedete, c'è scritto Oreo Chocolate. Chocolate pie! Chocolate pie! Cosimo, per favore, fai vedere nella telecamera. Poi ve lo presentiamo a cosa. Poi ve lo presentiamo. Vedete? Dietro non c'è niente, è rosa. Oreo Chocolate. Io direi di aprirlo perché questo qua sono curiosissimo. A me gli Oreo piacciono a morire. Questo mi piace sicuramente. Con quei vermicelli mi è un po'. Sì, sicuramente. Come mi sono infattato no, la mano. No, vabbè. All'odore. Picciò. Ah, è lui. Di questo qua. No, dai! No! Ma questo manco un morso, eh! Hai il disegnino Oreo! Ma che ci rinza? Che non ammetto che è strano, eh. Ragazzi, guardate qua. Tira callon. Che buono, provalo, fa. Com'è? Com'è? Mi sa che già dentro non è crema. È silicone. Lo vuoi provare? Cosimo, provi lei, che è buono. Provi lei. Cosimo, se non ti sbrighi, acciuga il silicone e rimane con la bocca impiccicata. Dentro c'è tipo una crema. Perdonatemi, se lo sapevamo prima, noi mettevamo qui la sputatiera. Un voto qua? Per forza. Uno diviso due. Ma ah, dai! Io gli do tre. Ragazzi, comunque, è rimasta l'ultima cosa nella scatola. Ovviamente la posate delicatamente. La scatola non si mangia, eh? Esatto, no, quella, diciamo, pure i cinesi la fanno come la facciamo noi. E c'è, tipo, non so se vedete, un pisello rosso. No, aspetta, fammelo pesare. La fanno tutte come... Ma ce li mettono le cose di dentro. Pesa quanto la carta. No, la carta pesa di più. Pietro, c'è scritto... Ce l'hai fatto vedere a Cosimo. Cosimo, facci vedere la scatola e poi facci vedere che cosa in è questo. In italiano, cosa. Faccelo vedere in italiano. Sarà un... No, questo ti piace, questo fidati che ti piace. Questo fidati, no, mi devi credere. È lui, tu sei nato per mangiare questa cosa. Cioè, tu a... No, non è un è più buono del è molto più buono del cos'è? No, è buono. Ma dopo fammi vedere che cos'è. Allora, lo apriamo e vediamo. Questo qua ti piace, odore. Minchia puzza di f***a. No, ma che cos'è? Che odore, giù. Ma la dai a questo, dai, o dove? Faccelo c'è la mamma, dai! Minchia uno schifo! Ma su un felano andare in Giappone! Di che cosa odora? Ma che schifo si mangia! Per me questo loro sai cosa fanno! Si fanno la zuppa! Ci mettono tutto! Conservando. No, ragazzi, vai, dai un bel morso. No, Paolo, devi provare. A me non mi viene dire come lo fanno, questo di qua. Loro, la sera, prima di andare a letto. E lo lasciano stare. Lo lasciano tutta la notte. Dove lui si carica di conservanti e poi lo imbuattano le dentro. Minchia, noi lo odoriamo. Minchia, che è buono. Perché noi pensiamo che sia un'altra cosa. Maria! Mamma, provalo, dai, no, il sapore... Che sapore di beccume! Ma avete fatto il pure il rosso, secondo me vuol dire che questo l'ha fatto qualcuno che aveva le mestruazioni! Dai, che schifo! Fidati che l'odore è una cosa e il sapore è un'altra. Se ne vuoi un altro, te glielo puoi dare un altro morso, dai. E allora ve lo buono! Il sapore è tutto...
Non c'è secca niente, cuciavolo. Minchia, ma veramente! Cioè, il sapore è una patatina al formaggio. Non lo dovete odorare, allora c'era scritto allora che non lo dovevamo odorare. Questi cibi che noi ci siamo mangiati non si devono odorare. Mi auguro, Giuseppe, non c'è più niente, vero? No. E meno male che il pacchetto era piccolo, perché se il pacchetto era più grande, vomitavamo. Comunque, ragazzi, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, visto che dovranno arrivare tantissimi altri pacchi di snack giapponesi e lui è contento. È vero che sei contento? Io mi auguro che lo stomaco ce la fa. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vorreste altri video del genere. Però non abbiamo dato un voto a questo. Allora, e allora di odore? Meno 10. Proprio c'erano i conservanti e si sentiva. Ma secondo me erano pure scaduti i conservanti. Sì. Mangiato? Però mangia senza odorare. Se proprio mangiandolo così 6, 7. No, basta, non ci arrivo. 5 e mezzo 5 e 4. Detto ciò, ragazzi, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Lasciate un bel pollicione in su qui sotto al video. Ragazzi, ciao ciao da Pepo e un papà di Pepo. Ciao ciao.